È la coppia formata dal pilota Angelo Lombardo e dal navigatore Roberto Consiglio ad aggiudicarsi l'undicesima edizione del Rally Lana storico. Su Porsche 911, scuderia Raw Racing, il duo siciliano ha avuto la meglio sui locali Marco Bertinotti e Andrea Rondi, sempre su Porsche, e a completare il podio Ivan Fioravanti con Ford Escort, condivisa con Annalisa Vercella Marchese. Bertinotti si è aggiudicato le prime due prove, seguito a 5 secondi da Negri e più staccato Lombardo, che ha recriminato, a inizio gara, per un ripetuto bloccaggio dell'acceleratore, accusando una ventina di secondi dopo le prime due speciali. Il primo passaggio sulla Romanina però riapre i giochi con lo scratch di Lombardo che lo porta in seconda posizione a soli 4 secondi da Bertinotti, il quale mantiene la testa aggiudicandosi la Ronco per un solo decimo. Dopo il primo giro, al riordino, dietro le due Porsche, c'è la Lancia Delta integrale di Negri, attardato da problemi al cambio, accusati già nella parte finale della terza prova. Dopo metà gara si riparte con la Campore 2, al termine della quale Lombardo passa al comando con 3 secondi di vantaggio proprio su Bertinotti, che diventano poi 5 dopo la Balticati. Negri esce dal parco con un pesante ritardo e dopo questa prova è costretto al ritiro. Fioravanti e Rimoldi continuano a duellare per la terza posizione assoluta. Lombardo vince anche la Balticati 2 e la successiva Romanina 2, fa il vuoto staccando di quasi 20 secondi Bertinotti. La vittoria al traguardo è sua. Nella classifica delle scuderie si è invece imposto il team Bassano. Nel trofeo, A112 Abarth Yokohama, Filippo Fiora e Luca Pieri hanno dominato, firmando le prime 7 prove, con l'ottava appannaggio di Maurizio Cochis e Milva Manganone, secondi classificati davanti a Marco Gentile e Vincenzo Torricelli. Eccoci con Angelo Lombardo, vincitore di questo rally, undicesimo rally storico Lana. Le tue impressioni su questa gara e l'andamento com'è andata? È una gara molto importante, una gara in ottica campionato che mi sta dando uno slancio importante verso l'obiettivo che è quello di vincere sia l'assoluto che la mia classe. Oltre a questo sono veramente orgoglioso di aver vinto qui perché da sempre è una gara caratteristica che vincono i biellesi, quindi motivo d'orgoglio per me essere riuscito a impormi. Sulle prime due prove eri lì assieme agli altri, poi sulla Romanina ti sei scatenato e hai affondato un colpo decisivo. Sì, in verità nelle prime due prove ho avuto dei problemi meccanici di poco conto, però mi hanno condizionato. Fortunatamente alla terza prova, che era quella più importante, siamo riusciti a mettere la macchina a posto e quindi ho cominciato ad avere e a imporre il mio ritmo vincendo le prove speciali. Marco Bertinotti, secondo assoluto in questo rally della Lana, dici le tue impressioni sulla gara? Beh, la gara fantastica, prove spettacolari, e vabbè, noi giocavamo in casa quindi eravamo abbastanza avvantaggiati, la macchina non era la nostra, è un'altra macchina, sempre Porsche però di gruppo B, quindi è un po' diversa, abbiamo fatto un po' di test ieri per capirla e è andato tutto veramente molto bene perché comunque abbiamo fatto secondi assoluti, primi di quarto raggruppamento e per la terza volta primi dei biellesi, quindi Coppa Meme Gubernati. Ti sei difeso bene sulle prime due prove, poi dalla Romanina in poi non sei riuscito a contenere Lombardo. Io continuavo a difendermi sempre bene, ma Lombardo andava troppo forte. È stato incontenibile. E questo è il risultato. Grazie mille. Prego.